E questa è la mia forza oggi, cioè incontrare voi che comunque con me insieme stiamo facendo veramente esperienza di famiglia e di famiglie, ecco. Quindi un'esperienza veramente sociale e anche cristiana, soprattutto cristiana. E cristiana perché noi crediamo che appunto la Chiesa e noi tutti con la testa parte a pieno titolo, noi siamo famiglie di famiglie, costituiamo oggi questo e facciamo questo tirocinio a esprimere poi dopo questa misericordia di Dio che abbiamo sperimentato qui nelle nostre famiglie e con le difficoltà che incontreremo o che incontriamo. E pensavo appunto alla nostra esperienza proprio così, in senso vale, all'arca di Noè. Nella Genesi 8 Dio ha mandato gli uomini, ha amato e ha benedetto Adamo ed Eva e ha benedetto di nuovo Noè. Nella sua arca ha messo famiglie dei famigli, cioè famiglie dei figli e tutta la gloria. Che cosa vuol dire? Che Dio non cessa di amare gli uomini, di amare noi così come siamo, perché vuole liberarci da quell'amore che oggi si chiama libido, cioè che non ha consistenza, non ha fedeltà, non ha sostanza, non ha fondamento. Quindi, lungi dall'amore libido, Noè tiene al sicuro l'arca e lo libera, cioè la libera, la sostiene dall'acqua, non dal diluvio. E così noi, stando insieme, facendo esperienza viva di Gesù, vivo in mezzo a noi, siamo forti per lottare contro i non valori che incontriamo. Non tanto lottare, quanto sanare, verificare, dare una mano a Gesù per sanare questa nostra società, perché noi crediamo vivamente in questo, no? Nella presenza di Cristo che vivifica, che sana, che guarisce, come abbiamo detto prima, come abbiamo pregato. Quindi, forti di questa certezza, noi stiamo in quell'arca. E guai se ognuno andasse a chiedere a noi di avere un pezzo di legno, un pezzo di quella barca, per essere libero e andare in maniera di onde. Sarebbe un po' contro quello spirito di vincolo, di comunione, che invece ci tiene uniti. E così sperimentiamo, no? Quando noi siamo lontani uni dagli altri, siamo però tenuti stretti da un vincolo, di amicizia che ha al centro il Cristo vivo, che ci dona il suo spirito, i doni del suo spirito. Quindi siamo forti di questo, noi che siamo insieme. E così sperimentiamo anche quell'amore di comunione che nel perdono, come si diceva stamattina, troviamo la forza dell'amore che perdona, l'amore che è paziente, l'amore che è benevolo, l'amore che non si adira, non si gonfia, non manca di rispetto, non si vanta, non è invidioso, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Nelle nostre famiglie si sperimenta questo, guai quando uno di questi attributi, una di queste espressioni fa acqua da qualche parte. Quindi ascoltiamo San Paolo che nella prima lettera ai Corinti ci invita appunto a realizzare questo amore senza limiti, un amore benigno, un amore paziente. E questo, secondo voi l'arca di Noè da che cosa è tenuta oggi? L'arca di Noè oggi è la Chiesa. E che cosa la tiene unita, la tiene salda? Sono i sacramenti. Voi a Paupisi ne avete fatto, ogni primo venerdì esperienza forte, no? Con le confessioni, con le comunioni. Quindi sono i sacramenti, le impalcature dell'arca di Noè di oggi che è la Chiesa. E quindi nell'amore si letizia, è l'ultima esortazione che
dice che la mia Eucaristia nasce la Chiesa e l'Eucaristia sorregge appunto la vita di matrimonio. Ed ecco la grande sofferenza di chi appunto non vive questo vincolo matrimoniale ed è lontano anche dall'Eucaristia. Ma il Signore nella sua benevolenza ama ciascuno per quello che è e quindi anche la Chiesa affronta caso per caso. E il suo fine è appunto quello di tenere tutti vincolati ai sacramenti. Poi l'Eucaristia non solo fa la Chiesa, ma anche fa la società, quindi in questo dobbiamo crederci. Se, diceva Santa Caterina, dicevano tutti i santi, e ci arriviamo anche noi a pensare questo, la famiglia è una piccola cellula della società. Se è sana, se è salda, in quei valori di perdono, di pazienza, di speranza, di incoraggiamento reciproco, tutta la società va meglio, no? È una società più ottimista, che crede nel positivo che tutti possono offrire. Quindi il vincolo della comunione, quello che offre la Chiesa, lo vediamo anche noi nel piccolo, questi ritiri, gli incontri in parrocchia, tutti sono all'insegna del vincolo della comunione. Se non c'è questo, non, cioè la Chiesa stessa non dà frutti. Quindi viviamo così la pienezza del piano di Dio su ciascuno di noi, ma sulla comunione che ognuno si sforza di costruire. E poi siamo in un posto di Getsemani che ci in un fascino ci tiene uniti, perché il Signore ci costituisce come gli apostoli sul monte, ci costituisce con una missione, cioè dà a noi una delega. Qual è questa delega? Cioè per vivere bene il vincolo di comunione nell'arca familiare, nell'arca della Chiesa, il Signore ci dà proprio una delega. E che cosa vuol dire avere una delega? Cioè avere un potere. E se abbiamo un potere vuol dire che abbiamo le capacità di esercitare quel potere. E allora qual è il potere che Gesù ci dà oggi, che dà a tutti i cristiani? Qual è? È quello di essere sale e luce, sale della terra e luce del mondo. Non dice Gesù in Matteo, non dice siate sale, quindi ipotetico, non come fosse un augurio. No, ci dà proprio questo potere. Siete il sale della terra e luce del mondo. Quindi con questo potere vuol dire che noi dobbiamo esercitare questo potere con le capacità che lo Spirito ci dona, con la forza della preghiera che ciascuno. Che cos'è la luce? La luce è quella potenza rischiarante che emana valore anche. E non si può tenere nascosta. Comunque una fiamma, una luce, esercita la sua capacità di schiarare e di illuminare. E nel battesimo noi abbiamo avuto una candela, cioè i nostri genitori hanno acceso una candela per noi, cioè hanno acceso la luce dentro di noi, la luce della vita eterna. E quella luce non la dobbiamo mai far affievolire, la dobbiamo tenere alta. E questo lo facciamo nell'arte di ogni giorno con le piccole testimonianze, con i piccoli gesti verso i figli, verso i parenti, verso i vicini. Quei gesti di concretezza che illuminano, che non lasciano la bocca amara del pettegolezzo, della divisione, dell'invidia, ma che danno senso alle piccole cose. Prestare il prezzemolo alla vicina di casa, accogliere il bimbo della vicina mentre l'altro va a fare la spesa. Ma sono tanti gesti che viviamo e che noi stiamo qui a enumerare. Sono gesti speciali, semplici, di vita comune, che hanno un senso,
che hanno un sapore e quindi ecco il sale della nostra vita quotidiana, dei nostri piccoli gesti di vita quotidiana. E chi vede la nostra luce e assapora il nostro senso delle cose semplici, riflette e incomincia a capire che è qualcuno in cui si crede che dà questo modello di sale e luce. E questo modello noi sappiamo è Gesù stesso. Nell'icona che vediamo e noi crediamo, il cuore stesso di Gesù, perché è contornato di fiamme? Perché è avvolto da un chiarore, il cuore stesso di Gesù? Poteva anche avvolgerlo con il suo vestito e non farcelo vedere, ma il cuore è appunto è Gesù stesso, no? che vuole dimostrare l'amore del Padre nella sua pienezza di luce e di sale della terra. Ecco perché lo mostra a noi, cioè lui ha dato senso a quelle sofferenze che sono state espiazione dei nostri peccati una volta per sempre. E nella luce dice venite a me perché io sono mite e unite di cuore, vi schiaro io, vi do forza, continuate a camminare. Quindi e questo è il motivo per cui a Tommaso Gesù ha permesso di mettere il dito nel suo costato, o a noi di vedere appunto la forza trasformatrice di quel suo cuore. E allora vediamo un po' come Caterina Conticelli ha imparato da Gesù stesso la devozione al suo cuore. Lei capiva che doveva brillare, brillava già come cultura, come donna di buona società, però doveva brillare in una maniera che il suo cuore avesse un senso di vita. E allora prendiamo un modello, lei ha preso un modello, Isaia. Isaia 58 dice, date da mangiare agli affamati, date da bere agli assetati, vestiti gli nudi, non puntate il dito contro l'empio, non sparlate gli uni degli altri, in questo modo la vostra luce brillerà come aurora. I libri dell'Antico Testamento sono pieni di espressioni appunto di luce e di sale. Matteo nel Nuovo Testamento ha detto esplicitamente siete sale e luce del mondo, ma in tante parti della Sacra Scrittura è insistente questo fatto. Quindi Isaia 58 dice allora brillerai in una luce potente. Questo versetto ha fatto pensare, riflettere la Conticelli. E quindi ha cercato delle occasioni di carità sociale. Padre Ludovico da Casoria, che era il padre della sua anima, le diceva, Caterina, il cuore di Gesù è l'opera tua, ma lei non capiva. Ma è stato Gesù stesso a mostrarle appunto questa devozione, in che cosa consisteva. E poi un altro versetto di sempre di Isaia ha detto fate tutto questo, no, non puntate il dito, soccorrete i miseri, però senza trascurare la vostra gente, senza trascurare a quelle persone dicono i vostri parenti. Anche questo Caterina Conticelli ha sperimentato, compreso ciascuno di noi. Ciascuno di noi deve vivere la carità prima nell'ambito della propria famiglia e poi fuori, no? Oppure conciliando una cosa e l'altra. Questo è bello, non ce lo dice, ce lo dice proprio la Sacra Scrittura. A volte presi da un esagerato entusiasmo ci dedichiamo a tempo pieno per le attività esterne alla nostra famiglia, quando invece dobbiamo anche interessarci di ciò che preoccupa il nostro nucleo familiare. E Caterina appunto sperimentò la presenza viva di Gesù proprio con il papà. Voi l'avete già detto questo fatto? Bravo. E quindi
Iva e papà. E faceva tutte le opere di carità che avrebbe fatto il padre stesso. Quando stava meglio andavano a visitare gli ammalati, oppure facevano le elemosine. Ecco, dice il fratello Vincenzo, erano un tutt'uno, padre e figlia, nell'espressione di quella carità esterna. Però allo stesso tempo Caterina accudiva il papà come fosse Gesù stesso. Carità familiare e carità sociale vanno a braccetto. Così tanti sono gli scritti in cui Caterina Montecelli fa appunto questa esperienza. Però arriva il momento della prova e appunto sente Caterina che la sua luce non brilla più, come diceva Isaia, come la invitava il profeta Isaia. Da che cosa dipendeva? Niente, una prova. L'amante Gesù si nascondeva, no? Tante volte succedono, ci vogliamo sempre bene, no? Però succede che a volte l'impressione ci fa provare il distacco dell'altro. E così Caterina ha accettato questa sofferenza, no? E proprio mentre pregava, ecco, vedete la necessità di non lasciare mai la preghiera, mentre Caterina pregava, il Signore le ha aperto uno spiraglio nel suo cuore e gli ha detto: guarda, anche io ho la stessa pena tua, il distacco dalle creature, il distacco da chi non mi considera, da chi non apprezza l'amore del Padre verso di voi. E allora tu fammi compagnia, offri proprio questa sofferenza di distacco, come ho fatto io, come faccio io quando altri non apprezzano l'amore di Dio per voi. E allora ha capito, quindi da questa sofferenza, da questa prova, ha capito Caterina che doveva fare compagnia a Gesù, nel Getsemani soprattutto. Quindi vedete, casualmente o provvidenzialmente questo luogo ci fa considerare appunto la necessità di noi, che comprendiamo la grandezza dell'amore di Dio, quanto è necessario che gli stiamo vicino, in questo interesse di avere tutti vicino a sé, perché tutti godono la felicità della Trinità, di essere abitazione della Trinità. Abbiamo un grande tesoro, quello di avere un cuore che è tempio dello Spirito Santo, tempio della Santissima Trinità. Ma se in questo cuore mettiamo tante cose che ci disturbano, appunto perdiamo di vista la lotta. E allora Caterina capì che doveva fare compagnia a Gesù nel Getsemani. E nuove energie le vennero nel fondo ridate. Però Caterina era generosa con Gesù, no? E a volte spesso faceva i suoi atti di consacrazione, dai più tiepidi ai più fervidi. E così l'oscurità spirituale, grazie a questa ostilità proprio di Caterina di stare vicino a Gesù, le passano. E quindi ha la forza di confessarsi, di comunicarsi e proprio di credere in questa sua missione, cioè essere vicino a Gesù per partecipare con lui le pene dell'umanità. E si offrì vittima e fece una promessa. Spesso non facciamo dei voti, no? Diciamo di fare un voto se abbiamo una grazia. Ecco, Caterina fece la promessa di divulgare il cuore di Gesù, la devozione al cuore di Gesù e di Maria con tutte le sue forze. Non sapevo quali sarebbero state queste forze, quali i mezzi, da dove cominciare, però era debitrice a questo cuore che si rivelava a lei naturalmente, e quindi questo debito lei lo tradusse in risoluzione pratica e quindi promise a lui di divulgare la devozione del cuore di Gesù e di Maria. Cioè, la creatività, o la necessità, meglio in questo caso, le suggerirono di costruire un altare nella sua parrocchia
grande dei suoi stessi sentimenti. Una volta mentre si parlava di ciò che stava succedendo nella Chiesa del Tempo, adesso negli anni del 60, 1860 e seguenti, in cui la Chiesa è perseguitata, tutto diventa nelle mani dello Stato, e quindi lei nel salotto di casa sua conversava appunto del più del meno di tutto questo scempio che la Chiesa stava soffrendo. Ma poi, quando finì appunto la riunione di salotto, Gesù le fece sentire: guarda, dovevi parlare di meno, ma dovevi essermi più vicina invece di fare queste critiche, eccetera. Dovevi prendere delle soluzioni, dovevi essere più vicino a me, ecco, in questa pena. E quindi capì allora che doveva fare largo a Gesù. Ecco, tutta la sua preoccupazione doveva essere quella di far largo a Gesù, di non lasciarlo solo nel Getsemani. Questo l'ha scritto lei nelle memorie che il suo padre spirituale le ordinò di scrivere. Non avrebbe mai detto a nessuno tutta questa dinamica, no, di comunione con Gesù, però l'ha scritto perché gli è stato dato per obbedienza. E quindi dice Gesù: nella tua infinita carità, fammi conoscere quello che vuoi. E così lei capì che doveva, ci si sentì proprio rianimata da questo amore divino che tutto addolcisce, che tutto vince. E nel 1863, quando morì la madre, a qualcuno che le chiedeva: ma adesso che fai? Di che ti preoccupi? Papà morì ancora 3 anni dopo. E lei diceva: faccio largo a Gesù. Questo fare largo a Gesù significava anche uniformarsi a lui, nella fedeltà e nell'ascolto di quello che lui voleva da lei, sempre perché fosse sale e luce della terra. Quindi questo che cosa ci insegna? Che la nostra esistenza deve servire appunto per amare, per glorificare il Signore, per onorarlo, per imitarlo. Per amare e far conoscere quelle ricchezze che noi abbiamo modo di ricevere. Non so se qualcuno vuole intervenire o vuole aggiungere qualcosa a questo discorso di esperienza del Cristo vivo che facciamo già come comunità parrocchiale, come chiesa locale e come famiglie di famiglie. Ci sono alcuni punti della spiritualità di Santa Caterina Monticelli accennati in questo momento da Sorellina, che non sono dei momenti solo di Santa Caterina, ma credo che siano anche dei momenti che viviate voi, o se non li vivete, dobbiamo scoprire questo. Mi spiego con parole molto semplici. Il 23 giugno noi riceveremo una consacrazione al cuore di Gesù, cioè il mio cuore, il tuo cuore sarà consacrato al cuore di Gesù, sarà investito.
è un'investitura che il mio cuore riceverà in quel momento. Significa che da quel momento il cuore di Gesù sarà mio e che il mio cuore sarà di Gesù. Vi verrà dato un quadro del cuore di Gesù. Allora cosa significa faccio largo a Gesù? Oppure non lasciarlo solo? O ancora faccio compagnia a Gesù, come diceva Caterina. Quel quadro che voi porterete a casa sta a significare che portate a casa Gesù. E da quella consacrazione Gesù abiterà nella vostra casa e starà con voi. Ma se io appendo quel quadro ed è finita lì, significa che non faccio largo a Gesù nella mia vita. Significa che la consacrazione del 23 giugno non porterà frutto. Allora, essere consacrati a Gesù significa che è il mio desiderio di consacrarmi a Lui, perché io sono innamorato di Gesù, perché io sono innamorata di Gesù. Allora, per consacrarci il 23, io ho questo desiderio, io sono innamorato di Gesù. Cara Luisa, tu mi stai guardando in pensamento. Però ecco, tu ti chiedi, io sono innamorata di Gesù. Ecco, io vado a consacrarmi a Gesù perché sono innamorata di Gesù. Sono innamorato di Gesù. E Gesù investe il mio cuore, sigilla questa promessa. Però se questo amore, il quadro del cuore mio, che è il cuore di Gesù che porto a casa, non faccio largo a Lui nella mia vita, lo lascio solo, non gli faccio compagnia. Vedete che sono frasi che ha detto Sorelena di Santa Caterina. E allora voglio concludere. Quando io mi sveglio al mattino, ne parlavamo con Lina, io mi sveglio, giro il mio capo e lì c'è il quadro, c'è il quadro con il cuore di Gesù. E allora la prima cosa di chi è innamorato di Gesù e si è consacrato al suo cuore, che cosa fa? Ciao Gesù. Ognuno di noi ha il suo modo. Mi raccontava ad esempio Immacolata che quando lei si alza dal suo letto nel corridoio all'immagine di Gesù, e la prima cosa che fa lo va a salutare. Ecco che cosa significa poco a poco fare largo a Gesù nella mia vita. Vuol dire che io rinnovo ogni giorno il mio amore con Lui, e Lui non sta fermo. Io non sto parlando con un muro,
Sto parlando con una persona, Gesù, che è entrato a casa mia. E se io rinnovo la mia promessa, la mia consacrazione, il mio amore, lui non sta fermo. Mi rinnova a me continuamente ogni mattina. Quando io giro il capo, guardo il cuore di Gesù e dico, ciao Gesù, mi sento inondare della sua luce, del suo amore. E allora ecco che scendo dal letto, non già appesantito della giornata che mi attende, ma scendo dal letto pieno di energia. Così ecco quel quadro che noi avremo in casa e che metterò in un posto dove io lo potrò vedere. Dobbiamo poco a poco parlare, dialogare con lui e magari cominciare a dire o cominciare a prendermi cura di Gesù che soffre nel senso umano. E come posso prendermi cura di Gesù che sta soffrendo nel Getsemani, come mi diceva sorella? Prendo una mia piccola fatica, una piccola sofferenza e dico a Gesù, oggi ti faccio un dono del mio amore, come l'innamorato che offre un dono bello a chi ama, come l'innamorata che offre un dono bello al suo amato. E vado a trovare quella vecchia, pestifera, puzzolente, insopportabile. E rimango con lei 10 minuti. E offro questo a Gesù. Vedete che allora fare un sacrificio, fare una sofferenza, accettare l'umiliazione, non è più un peso. Non è più qualcosa di insopportabile, ma diventa a un certo punto una gioia, perché io do qualcosa di mio e di prezioso al cuore di Gesù. Ecco, ho voluto concretizzare le frasi che Sorena ha riportato di Santa Caterina Borpicelli, perché queste sono le nostre frasi di amore a Gesù. E allora, se io voglio rispondere alla domanda di Gesù, che mi chiede, Luigi, mi ami tu? Francesco, mi ami tu? Rosaria, mi ami tu? Caterina, mi ami tu? Lucia, mi ami tu? E se la mia risposta sarà sì, in quel giorno, 23 giugno, dirò con la consacrazione, sì Gesù, ti amo. E poi, quando porteremo quel quadro a casa, lo lasceremo solo Gesù? Od ogni mattina alzandomi, ciao Gesù. Gesù, oggi ti faccio un regalo. E se noi rinnoveremo il nostro amore verso di lui, lui ci inonderà di un amore che invade tutta la nostra casa, perché solo un piccolo afflato sentimento di amore verso di lui, ciao Gesù, lui ci fa scendere dal letto e di entusiasmo e di gioia, anche se ci fa male la schiena. Ecco, ho finito per
forse qualcuno pensava che mi stessi addormentando, per condividere con voi, forse l'ha pensato la dottoressa Francesca, che avrà detto ecco, ecco che adesso crolla sul tavolo, per condividere quanto siano vive le frasi che sono parole, che sono dei vissuti di Santa Caterina Vulpicelli. E le ripeto, il 30 si cura del papà, era per lei prendersi cura di Gesù stesso. Il momento della prova, quando io poi, dopo aver detto sì Gesù, io ti amo, subito dopo mi stanco di Gesù. Quante volte noi ci siamo stancati di Gesù e l'abbiamo lasciato solo. Ancora fare compagnia a Gesù. Ciao Gesù. Ancora faccio largo a Gesù nella mia vita. Ancora non lasciarlo solo. E allora se io non lo lascio solo nel Getsemani, è quello che abbiamo scritto qui nel programma e che c'è scritto anche nel cartoncino delle 12 promesse, possiamo rileggerlo tutti assieme e ci dà un sapore, un sentire diverso da altre volte che l'abbiamo letto. Ed è... Allora, mi diceva adesso sorellina, noi riceveremo oltre che il quadro anche lo scapolare. E quello scapolare significa proprio l'investitura di cui io ho accennato e che questa sera Lina ci parlerà con la catechesi, che il nostro cuore riceverà questa investitura, sarà investito del cuore di Gesù. Vuol dire che scorrono nel mio cuore, nel cuore di Gesù, gli stessi sentimenti. Ecco, leggiamo insieme lentamente il cuore trafitto di Gesù deve servirci di rifugio in tutti i nostri bisogni, traversie e infermità, perché il cuore del Padre onnipotente, perché il cuore del Padre che può tutto. Faremo certamente l'esperienza di ciò che diceva Isaia. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto e gli dirà eccomi. E gli dirà eccomi. Cioè, forse non lo vedremo praticamente subito l'aiuto del Signore. Significa anche chiedergli aiuto per un figlio lontano, per l'esame che deve fare il ragazzo, per tutto. Cioè non mancherà mai comunque l'aiuto del Signore. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto e Egli ti dirà eccomi. Vi auguro di sperimentare l'aiuto del Signore.